Brindisi, delizia e croce. Taranto, croce e delizia. La vince il Taranto, la partita forse più delicata nel corso del rush verso la Pasqua e per mantenere a distanza il Casarano. Rossoblù che battono 3-1 il Brindisi al Franco Fanuzzi, partendo con il 4-2-3-1, lasciando Isolato e tanto Diaz in avanti nel corso della prima frazione di gioco. 4-3-3 per la formazione di De Luca, che parte meglio al sesto minuto di gioco su punizione battuta rapidamente. Botcadamo, cross verso il centro, poi Nives, tiro cross, pallone di poco alto. All'ottavo ancora un ex Botcadamo, questa volta da fuori, palla di poco a lato. Undicesimo, punizione da parte di Calemme, centrale. Il Taranto si fa vedere alla mezz'ora con una punizione di Marsili, colpo di testa, Silvestri però mette alto. Al 35esimo, lunga azione del Taranto, Dias, Nicolas Rizzo, Falcone, tiro strozzato, Pizzolato fa buona guardia. Al 38esimo, Dias per Mastromonaco, cross per Falcone a rimorchio, Marsili, palla di poco alta. Il Brindisi si fa rivedere in avanti al 40esimo, Palumbo dal limite, il Taranto però si salva in corner. Vengono assegnati 2 minuti di recupero. Nel primo, Nives sfrutta un rimbalzo strano del pallone, botta violenta nel 7 alla destra di Cekoski. Brindisi 1, Taranto 0, si va così negli spogliatoi. Arrabbiato Peppe Laterza, che nel secondo tempo inserisce Paolo Serafino e mette fuori Gianluca Mastromonaco. Taranto che però aumenta il peso specifico in avanti, la partita cambia, Taranto 4-2-4 e al settimo minuto Nives dopo l'Eurogol fa un grave errore, non vede il pallone rimbalzare al meglio in area di rigore e commette fallo su Falcone, rigore. Si presenta sul dischetto Nicolas Rizzo e insacca 1-1, la partita cambia radicalmente. Sedicesimo, Ferrara cross per Tissone che tira, pallone deviato in area di rigore, c'è Diaz, il più contestato nel primo tempo, ma il più reattivo a portare il Taranto in vantaggio 2-1. 27esimo, Nicolas Rizzo per Matute a rimorchio, in qualche modo Diaz prova la doppietta, decisivo Pizzolato che però sbaglia al minuto 34. Punizione di Marsili, colpo di testa di Serafino in area di rigore, c'è Guastamacchia che di testa mette alle spalle di un Pizzolato impreciso nell'uscita 3-1. Al 37esimo botta dal limite dell'area di Matute, Pizzolato si salva allungandosi basso sulla sua destra. Al 42esimo angolo di Marsili, colpo di testa di Serafino, smanaccia Pizzolato che salva dal 4-1, ma il Brindisi la può riaprire addirittura al 45esimo con Padin in piena area, si gira, Cekoski c'è, Taranto che batte il Brindisi 3-1 al termine dei 5 minuti di recupero e nella gara di Giovedì Santo allo Iacovone affronterà il Gravina.